andiamo a ritirare la cosa più tech del momento. Siamo qui da Gigastore a Castrovillari perché abbiamo preso la cosa più tech che c'è al momento. Veramente siamo in due ad averla presa. Io e sto ragazzetto qua. Valeria, guardate Valeria. Guarda, ha fatto una dieta spettacolare, non ma vuole da. Ha detto se no dimagrisco, poi mia moglie è gelosa. Allora, oggi unboxiamo e proviamo e testiamo e paghiamo. Galaxy S10. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. Allora, come sapete tutti quanti, ormai da un po' di tempo mi stanno a fare pure il controvideo, capito? Mi sa, il Zucca, quello ricco. A Castrovilla di tre persone ci hanno i soldi: Zuccarelli, quello che vende il gas alla Petrarca e mio suocero. Mi ricordo quando è. Andiamo a dettaglia. Oh, sapete, io non faccio tecnicismi, non è che ve so qui a dire tutte le cose tecniche. Quello c'è Andrea Galeazzi, andate sul sito di Andrea Galeazzi. E qua invece fammi le cose alla carbonara, quindi. A proposito di carbonara, tocca fare una carbonara. Guarda, per favore. Allora, questa plastica così sottile, così, che tutti quanti dicono che è buono, l'odore del nuovo, io sento solo la puzza delle rate. Tra l'altro, avendoli presi in preordine, vero? Avendolo preso in preorder, io ci avrò pure le cuffiette gratis, che siccome non mi entrano le orecchie, c'ho il buco delle orecchie piccole. Guardate che spettacolo. C'ha il vetro nero, non come tutti gli altri telefoni che c'hanno il vetro nero, questo c'ha il vetro nero. Ah, mi dispiace, voi ci avete il vetro. Ah, guardate super qua. Colore. Guardate che colore. Il colore del momento. Ovviamente io l'ho scelto bianco perché lo volevo assolutamente bianco e quindi mi è arrivato verde. No, scherzo. Bellissimo sto verde, togliamo la pellicola. Bello. Allora, non è cangiante, però è un verde strano. Sa di astronave. Allora, all'interno della confezione non vi faccio manco vedere che ci sta sempre il caricatore, ci sta l'aggeggino per attaccare l'USB per mandare i dati dagli altri telefoni e le AKG che sono cuffiette non tanto per la qua. La prima accensione non si scorda mai. La prima caduta, la ricordi per tutta la vita. In questo negozio ce l'hai un'altra, a differenza di tanti altri che brindano con lo champagne, noi con il caffè, noi brindiamo con il caffè. Lui e lei ginseng, Gigastore ginseng. Noi invece brindiamo col gin caffè. Caffè Kimbo. Direttamente dalla crema e cioccolato. Caffè Kimbo per il bimbo. Posso pure non mettercelo, non è quello. Alla salute. Nel frattempo che si sta scaricando tutto l'ambaradan sull'S10, parliamo perché S10 normale e non S10 Plus. Io vengo da un telefonino, bello, guarda che blu, da 6,3 pollici, quindi 6,1 non è che cambia moltissimo nell'utilizzo di tutti i giorni. È meglio avere in mano un telefono da 6,1 e non da 6,4 come l'S10 Plus, che veramente diventa un padellone. Chi come me gira sempre in macchina, dicevo, chi come me fa molto utilizzo del telefonino ad una mano, quindi mentre siamo intenti a fare altro, prendiamo il telefono, scrolliamo, facciamo, diciamo, è molto più comodo poter tenere un telefono con cui il pollice poi arriva a dare tutte le impostazioni e le funzioni del telefonino. Un'altra cosa che mi ha colpito in positivo è il fatto che davanti il buco, che adesso non c'è più la noce, c'è il buco, è unico e non doppio, ma questo lo sappiamo tutti, l'abbiamo già visto, gli unbox, abbiamo già visto la presentazione dei vari Galaxy S10 online, anche quando erano in fiera. Ma a maggior ragione di tutto questo, ad avallare il mio discorso, perché a maggior ragione, questa devo togliere. Un'altra cosa che mi ha fatto decidere per l'S10 e non per l'S10 Plus è l'hardware. L'hardware è identico e spiccicato all'S10 Plus. L'unica cosa che cambia, come vi dicevo, nel buco è la presenza di una fotocamera selfie anziché la doppia fotocamera selfie, ma non è una cosa che ci può cambiare la vita. E la batteria da 4100 A sull'S10 Plus
al posto della 3400 ampere per l'S10, ma anche quella non è una cosa che ci cambia la vita. Ora, ovviamente il monitor più piccolo ha una densità di pixel maggiore essendo più piccolo. Non entro più in altri tecnicismi, in altri dati particolarmente nerd, perché il mio canale non vuole essere un canale particolarmente nerd. Per ora questo è l'unboxing, le prime prove, ora lo sto aggiornando, sto scaricando tutte le applicazioni, sto scaricando gli aggiornamenti software perché purtroppo ci sono. Assolutamente per ora mancano, almeno qui da noi, ma ci saranno online, per ora mancano le cover, quindi non ho la possibilità di coverarlo. La pellicola davanti dovete usare per forza quella originale Samsung, perché altrimenti l'impronta digitale che avviene tramite ultrasuoni non viene letta dal telefonino, quindi Samsung di fabbrica, diciamo, sul telefonino, quindi avrete il telefono già con la vostra pellicola sopra. L'avevo abbandonato in visione dell'iPhone, sono tornato ad Android per un discorso prettamente legato a delle applicazioni che girano solo su Android, tra l'altro con l'avvento di nuovo in casa Fretz del drone. Il drone va molto meglio con gli Android che con iPhone, perché come sappiamo i fake GPS su iPhone non funzionano, quindi devo usare un Android per utilizzare i fake GPS per il mio DJI Mavic. Ragazzi, abbiamo visto giusto qualche piccola clip, giusto per renderci conto della bontà del telefonino. Ovviamente di sera, che volete, non è che potete pretendere più di tanto. Non è una Sony A7S2, è un telefonino, e quindi ci diamo appuntamento per dei test più precisi, giornalieri. Lo mettiamo sotto stress e vediamo come va. Per ora, ciao.